Fino allo scorso 31 dicembre, l'unico Jasper di cui io ero a conoscenza era l'esilarante amico di nonno Simpson, quello che resta congelato nel frigo di Apo per più di 3 ore e dopo quel tempo crede di essere approdato nel futuro, quello delle crostatine lunari. Mi sbagliavo. Jasper non è solamente il nome di una persona o di un soggetto visto in qualche altro cartone animato, ma è anche il nome di tante svariate cittadine degli Stati Uniti d'America. La Jasper che a noi interessa è situata nel non tranquillissimo stato del Missouri e che sarà teatro della storia che riguarderà il giovane buttafuori chiamato James Dalton. Questo eroe involontario, ma de che? Si ritroverà infatti a dover ripulire l'accaldata cittadina di Jasper dalle malefatte del boss di turno, il boss della città, chiamato Brad Wesley. Io sono Bella Ballò e prima di entrare nella giurisdizione della cittadina di Jasper e del suo alquanto imbarazzante quantitativo di delinquenza, bucione, risse, pizzo, mafia locale, vi ricordo che se siete interessati ai miei contenuti potete tranquillamente, felicemente iscrivervi al canale premendo il pulsante sottostante e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Se dovesse piacervi questo video potete anche mettere un like, appunto, se vi piace, e se non vi piace potete mettere like agli altri miei video, oppure non mettere il like e mettere il pollice all'ingiù se questo video non vi è piaciuto. Tutto chiaro? Ricordate che è tutto sempre gratis. Grazie per le tanti recenti adesioni e vi auguro a tutti voi un buon 1991. E detto questo, possiamo partire con il video di oggi. Sigla. A me dispiace sinceramente parlare in modo ironico in un film in cui recita un attore al quale abbiamo voluto un gran bene, che è Patrick Swayze. Un film fra l'altro che ho visto la prima volta lo scorso 31 dicembre, esatto, la notte di Capodanno. Sì, lo so, io sono un po' estremo, ma l'alcol e le droghe le lascio consumare ad altri. A proposito di cose da grandi, è probabile che in questo video ci siano alcune scene un po' imbarazzanti, di nudi, dato che il quantitativo è letteralmente esplosivo di tette, di culi, de pacchi, de robe, ok? Quindi, qualora ci dovessero essere, cercherò di fare di tutto per censurarli. Sarà dura e io vi ho avvertiti. Nel 1988 il regista Roddy Harrington, venuto dalla cittadina di Pittsburgh, portava sul suo curriculum la direzione del film Jack's Back, thriller molto anni 80 con il buon James Spader che a 100 anni dal massacro compiuto da Jack lo Squartatore decide di festeggiare l'anniversario replicandone i delitti. Autoriale, modesto, ma fatto con il cuore del debuttante. Avendone apprezzato il lavoro, il già potente produttore Joel Silver, cioè colui che aveva finanziato progetti come Arma Letale, Die Hard, Action Jackson, film del quale dovrei presto fare una retrospettiva, considerò il regista Roddy Harrington come primo nome per dirigere questo film dopo essere rimasto positivamente colpito dalla sceneggiatura scritta da David Lee Henry e Hilary Hankin. Se vede che a Joel Silver gli piacevano i nightclub, buh, va a capirci. Fatto sta che una volta ingaggiato il già affermato Patrick Swayze, che aveva lavorato in film come I ragazzi della 56esima strada, diretto da Francis Ford Coppola, e ovviamente l'enorme successo di Dirty Dancing del 1987, e la certezza di avere come villain il signor Biagio Anthony Gazzara. Ben per gli amici, nonché fratello segreto di un altro Ben più famoso. Oddio, mi sono perso. Le riprese di Roadhouse partirono nell'aprile del 1988, al quale si unirono anche Kelly Lynch, attrice non propriamente eccelsa, apparsa soprattutto in film come Ore disperate di Michael Cimino, e ovviamente ce la ricordiamo anche in La terra una canaglia, l'ultimo film diretto da John Hughes nel 1991, al fianco ovviamente di Jim Belushi.
E ovviamente l'uomo più virile e affascinante degli ultimi 50 anni del cinema, ossia quel Sam Elliott che ogni volta che appare sullo schermo è capace di mettere incinta una dozzina di donne solamente con il suo sguardo. Con tutto il rispetto per il nostro Patrick Swayze, bel fisico, bel corpo, bel viso, bel ragazzo, quando entra in scena Sam Elliott, Patrick Swayze, spostate che te magno in testa. E io sono eterosessuale, eh? Ma che cos'è che mi ha spinto a parlare di questo film e dedicarci un video? Beh, diciamo che Il duro del Roadhouse, film appunto del 1989, è un film che parla di un giovane uomo, un buttafuori professionista di New York, che viene ingaggiato dal proprietario di un nightclub appunto nel cuore del Missouri, in questa cittadina chiamata Jasper, e che sembra rappresentare appunto il cuore del Missouri, ma il cuore più violento, più indecente. Dalton, il nostro eroe, molla immediatamente il suo business e lascia a terzi la competenza di gestire il suo locale, quindi abbandona New York e decide di trasferirsi appunto a Jasper per una paga niente male. Ma quando molla la grande mela e si ritrova davanti il nightclub chiamato Double Deuce, quello che si ritrova davanti è un luogo altamente disagiato, anzi dire disagiato è un eufemismo. Infatti il Double Deuce è praticamente un carro allegorico dei matti e dei mignotte, dove il cocktail più in vista è whisky e botte. Praticamente per qualsiasi cosa parte la zuffa. E quando il buon Dalton approda nel suo nuovo luogo di lavoro, la prima cosa che noi spettatori pensiamo è: questo tizio prenderà un lanciafiamme e darà a tutti quanti fuoco, che siano buoni o che siano cattivi. Tanto non fa molta differenza. E invece no. Lui è un duro, sì, ma è anche un laureato in filosofia. E quindi si mette subito al lavoro per smussare immediatamente gli angoli più antipatici e lanciare una minaccia a distanza a quello che è il boss di zona, chiamato appunto Fred Wesley, interpretato da Ben Gazzara, fra l'altro nominato ai Razzie Awards per aver interpretato questo ruolo, il ruolo del villain. Fred Wesley è il capoccia locale che vende alcol a destra e a manca, anche al Double Deuce, e che chiede il pizzo a tutti i negozianti di zona. Ha accumulato l'odio della comunità nei suoi confronti, ma si sente al sicuro perché è spalleggiato dalla polizia corrotta e da una gang di stronzoni, capitanati dal super cattivone Jimmy, che è esperto in arti marziali e assetato di sangue perché sì. Dalton, James Dalton, cioè Patrick Swayze, è esperto in marziali anche lui e dopo aver ripulito il locale e dato nuovo lustro alla zona dovrà vedersela con le angherie di Wesley, il quale prima lo colpirà in modo indiretto e poi inizierà a stuzzicare anche la sua vita privata. Dalton, aiutato anche dal suo vecchio amico Wade, che decide di intervenire a un certo punto, interpretato appunto dall'affascinante super mega virile Sam Elliott, dichiara apertamente guerra a Wesley e alla sua cricca, mentre inizia anche una storia amorosa con la dottoressa Clay, interpretata da Kelly Lynch. Riuscirà a riportare la pace nella non ridente Jasper? Come sempre, non spoilerò la parte finale, ma una cosa posso dirvela. Se per caso avete intenzione di gettarvi in questa visione, preparate una bottiglia del vostro miglior rosso e sdraiatevi un paio di bicchieri, perché qui si rischia grosso. Il film è fondamentalmente una ciofeca, una sceneggiatura priva di qualsiasi novità, ma non basta. Il montaggio è un disastro e sinceramente non riesco bene a capire il perché. Non è che il prodotto punta ad un pubblico d'élite e magari viene scambiato per un cult incompreso. La cosa inquietante è che Roadhouse ha una fotografia strepitosa e non a caso alla direzione della stessa c'è Dean Candy, un gigante di quest'arte. E le musiche sono a cura di Michael Kamen, un altro mostro sacro degli anni 80, uno che ha tirato fuori gli score di Highlander, Arma Letale, Die Hard, L'ultimo Boy Scout, che con uno score già di per sé altamente qualitativo è anche supportato da una serie di track molto interessanti della Jeff Healey Band, la quale si esibisce live durante le varie notti brave del Double Deuce. E quindi questa mistura di elementi strapositivi con la presenza di parate di culi, detette, momenti trash rendono il tutto un prodotto più unico che raro.
Il duro del Roadhouse, o Roadhouse come è il titolo originale, è un trash di serie A, ma non ha il coraggio di fare autoironia, come magari può essere un film di Robert Rodriguez. Roadhouse si sente a tutti gli effetti un action serio, un revenge movie da 15 milioni di dollari, che pare però una versione rated R di Don Camillo, quindi un film pieno zeppo di disagio. Ad esempio, il momento in cui il nostro eroe James Dalton inizia a fare roba con la dottoressa Clay, se guardate bene a un certo punto lei sembra schifata del momento, sembra una scena avvenuta male, ma non lo è, non è un errore. E poi culi a destra e a manca, spogliarelli non richiesti, gole strappate, corpi sudate, tette strizzate a boffo, talmente assurdo che risulta godibile. Riassumendo, è un film brutto ma con classe, un trash in smoking. Patrick Swayze riuscirà a girare anche cose peggiori in futuro, come ad esempio il sequel assolutamente non richiesto di Dirty Dancing. Rhodey Harrington girerà il suo film migliore nel 1993, che si chiamerà Impatto Imminente, con protagonista un buon Bruce Willis e soprattutto un cast di buon livello. Sam Elliott ce lo ricorderemo di più sicuramente per essere la voce e il volto narrante del grande Lebowski di qualche anno dopo, del 1998. Con i suoi immensi baffi si permetterà anche addirittura di diventare in futuro il nuovo sindaco di Coag. Sì, nei Griffin, dopo che ci sarà la dipartita dell'attore e del sindaco, ovviamente Adam West. Mentre Ben Gazzara lavorerà ancora un po' tra Italia e Stati Uniti, prima di decidere di dichiarare di non essere effettivamente il fratello segreto di Ben Kingsley e lasciarci poi nel 2012. Lasciamo gentilmente la cittadina di Jasper. Facciamo che Jasper resti soltanto il nome del buon amico di Nonno Simpson. Davvero, credo non serva dire altro. Al termine della sua corsa, il duro del Roadhouse incasserà ben 61 milioni di dollari, rivelandosi quindi un gran successo al cinema, e non si vergognò di presentarsi anche in VHS. Ad oggi, insieme al progetto chiamato Action Jackson, resta quindi un film davvero, davvero, mi viene da dire, coraggioso. Farcito di tresciume, ma con una patina di eleganza davvero fuori dal comune. Un trattore che si sente una Bentley. Nel 2006 hanno avuto anche il coraggio di tirare fuori il sequel, che racconta delle gesta del figlio di Dalton, ucciso in circostanze misteriose. Te credo, pure Patrick Swayze c'ha una dignità, eh. Ora vi chiederete, ma perché sei andato a ricacciare, a recuperare un titolo come Il duro del Roadhouse, una produzione, anche distribuzione MGM United Artists del 1989? Beh, il motivo c'è. Il prossimo marzo potremo vedere su Amazon Prime il remake con Jake Gyllenhaal per la regia di Doug Liman. Incredibile. Ora capisco perché Peter Griffin era entrato in fissa per questo film. Ora capisco tutto. Roadhouse. È stato incredibile. Ecco il suo panino. Grazie. Signore, manca $1.25. Sì, hai ragione. Tieni il resto. Roadhouse. Io sono Bella Ballò e vi auguro buon anno. Roadhouse.